Però per farti capire, Fabio, Francesco, a chi siamo in mano, io ti leggo una dichiarazione di uno dei vertici della virologia. Sapete che hanno quell'evento deprecabile, hanno tirato una Molotov al centro di Brescia, lì dove fanno i vaccini. Allora, questo signore immediatamente, senza probabilmente conoscere, perché non è, voglio dire, la parte inquirente o comunque, no, già fa la condanna, dice: il fatto è da attribuire a frange pericolose Novax. Cioè, tu già hai fatto la sentenza, perché qui ormai in questo paese prima si fanno le sentenze e poi, semmai, se scappa, se basta tempo, processo. Poi facciamo il processo. Ma no, ma poi senti che dice. Occorre che dopo l'obbligo vaccinale venga fatta una legge che colpisce chi mette bombe a un centro vaccinale. Come se mettere bombe a un centro vaccinale oggi è lecito. Cioè, questo me l'ha segnalato un adesso mio figlio io, a 16 anni. Io ero più piccolo. Il tuo figlio più piccolo. Mi dice, ma ha detto, ma in mano a chi siamo? E questo è uno dei 3-4 i massimi vertici della virologia. Non ci posso credere. Non l'avevo vista sta cosa, veramente. Non l'avevo, questa cosa. No, te lo ripeto sfuggita. Testualmente. Occorre che, dopo l'obbligo vaccinale, venga fatta una legge che colpisce chi mette bombe a un centro vaccinale. Ma io dico, ma qui siamo fuori di testa. Ecco perché scrivono quelle cose che tu, quando devi andare al bagno, ti devi accertare a 3 metri che tua moglie sia già passata dal corridoio, altrimenti metti un semaforo prima che tuo figlio esce dalla stanza, si deve accende il lampeggiante, perché altrimenti tu lo potresti incrociare all'altezza della cucina e lì sarebbe un problema, perché questa è follia allo stato puro. Ma la follia ce l'hanno in testa. Guarda, io sono preoccupatissimo del Covid, perché poi c'ho pure problemi respiratori, per cui io cerco di tutelarmi in tutti i modi, cerco di chiedere ai medici quello che bisogna fare, raccolgo del grande buonsenso, del buonsenso, no, ma sui rimedi, sulla cura, su quello che può essere gli indici precauzionali, cosa puoi prendere per evitare, cosa puoi fare, cerchi di informarti. Poi dico, ma la scienza, ecco, questi rappresentano la scienza, questa è la scienza. La scienza è un'altra cosa, la scienza è il rispetto. Parlavamo giorni fa del processo a Galilei, no? Sì. Quando la Santa Inquisizione interviene e dice che ha deciso di aver ragione, ecco, quell'immagine odiosa che ho visto sulla Rai, sì, dove, perché quell'immagine è pericolosa, sapete perché? Tu ti riferisci a Bruno Vespa e Company, no? Sì, quando tu chiedi la radiazione di qualcuno dall'albo perché ha un'idea diversa dalla tua, ecco, quello è pericoloso, perché tu gli stai togliendo la dignità. Perché quando togli il lavoro a una persona, gli hai tolto la dignità. Ecco perché io c'ho la morte nel cuore quando vedo quelle saracinesche chiuse. Perché a una saracinesca chiusa significa che a quelle persone tu gli hai tolto non soltanto la possibilità di mantenere la famiglia, ma il lavoro è dignità, gli stai togliendo la dignità. Ecco, e nessuno, quando invece una persona percepisce i soldi senza guadagnarseli e non prova nulla, come se fosse dovuto, quella persona la dignità non ce l'aveva proprio, per cui non è che gli stai togliendo niente, non ce l'ha la dignità.